A est della città, sulla linea dell'orizzonte, c'è una falce di luna sottile, affilata, malvagia. L'obeso urla come sempre sulla porta del bordello. Femmine d'ogni tipo, d'ogni razza, per tutti i gusti. Se è vero che è la fine del mondo, almeno spassiamoci la gente. E fa gesti osceni ad attrarre i passanti. E i passanti, che proprio passanti non sono, si fermano più del solito, entrano così, senza guardarsi intorno, senza abbassare gli occhi, solo con delle cose in mano, una bottiglietta d'acqua, un po' di carne cruda, una candela, pile. Alcuni lampioni vengono ancora tenuti in funzione, non vogliono lasciare la città totalmente al buio, temono l'oscurità e continueranno a illuminare finché potranno. Se un altro giorno esiste, è un romanzo con una trama non complessa, ma diciamo articolata, che è nata dentro di me mentre lo scrivevo. Si sviluppa come se un fascio di luce a poco iniziasse a allargarsi, a inquadrare sempre in maniera sempre più ampia la scena. I personaggi sono nati via via da una scena iniziale davanti a un fuoco in mezzo a un deserto, ma da questo fuoco in mezzo a un deserto poteva nascere qualsiasi tipo di romanzo volendo, e invece è nato poi questo tipo di romanzo un po' particolare, diciamo, per la narrativa italiana, perché in genere si parla sempre o di polizieschi o di quel che accade in un paese, oppure di attualità. Questo non lo definirei assolutamente un fantasy, è qualcosa che va un po' al di fuori della nostra attualità, però potrebbe essere un'attualità futura, cioè c'è un cataclisma, si capisce leggendo, un cataclisma di cui non si parla perché il focus non è sul cataclisma, ma su ciò che accade dopo, e ci sono questi 13-14 uomini in mezzo al deserto che devono raggiungere una città, perché pare che sia l'unica città rimasta integra, e da lì si sviluppa tutta la storia. Volevo trovare una situazione che spogliasse i personaggi di tutte le ipocrisie, di tutte le sovrastrutture della nostra cosiddetta civiltà, e li ponesse un po' di fronte a se stessi, di fronte a uno specchio in cui potessero riflettersi. I personaggi sono privati di quello che intendevo fare fin dall'inizio, quindi privati da ogni sovrastruttura, proprio perché vengono privati anche di quasi tutti, di quel minimo di dignità umana che è dovuta all'agio, al benessere. Quindi combattono contro la fame, contro la sete, contro l'idea stessa di sopravvivenza, perché viene sempre meno questa idea, viene sempre più la voglia di morire, facendo tabula rasa, perché chiaramente il cataclisma fa tabula rasa di tutto ciò che c'era, ma tabula rasa non si ritorna agli uomini primitivi, perché questi uomini fino a un giorno prima avevano la tecnologia, avevano internet, avevano i telefoni, avevano i cellulari, avevano le possibilità, tutte le possibilità che abbiamo noi, ad un tratto si trovano senza più niente, col problema addirittura di bere un sorso d'acqua. E viene fuori tutto il meglio e contemporaneamente il peggio dell'uomo. Sole a picco, il tempo sta perdendo la sua fluidità, si sta facendo sostanza greve, vischiosa, immanente. Per questo il professore, quasi illudendosi di poterlo bilanciare con la velocità, cammina più spedito del solito. Passa davanti all'uscio dell'obeso e dà un'occhiata alla porta sbarrata. Non era mai successo prima, non che gli importasse di quello che facevano dentro. Più che altro lo disturbavano il baccano e lo squallore, ora invece è disturbato da tutto quel silenzio. Scuota la testa e torna sui suoi passi, fa scorrere due dita dentro il colletto fradicio della camicia e posa per terra la borsa che tiene a tracolla. Insopportabile quel silenzio e quella porta sbarrata. Bussa innervosito, mai avrebbe pensato di farlo. Nessuno risponde. Bussa di nuovo. Il silenzio è mozzafiato, il caldo stordente, il sudore gli affiora da tutto il corpo come un liquido ribollente da una pentola surriscaldata. Non è facile arrivare a sera con mezzo litro d'acqua. Bussa più fievolmente. C'è nessuno? Ancora niente. Sta per andarsene quando la porta si apre. Nell'ingresso oscuro appare l'ingombrante sagoma di un uomo pingue. Tutto il romanzo è
il cammino di questi uomini fuori dalla morte, quindi fuori dal campo di concentramento, fuori dalla malattia che studieranno, fuori dalla cattiveria umana, fuori dal deserto, fuori da tutto. Quindi il grande punto interrogativo che rimane è: ce la faranno? Quanti ce la faranno? Chi